circa 10 minuti, abbiamo deciso col prof. Gier Giovanni che si inizia e poi una volta che arriva si interrompe. Volevo appunto dirvi che sono contenta di vedervi molti qui oggi, anche se sappiamo tutti che alla primaria ci sono i pomeriggi, quindi alcuni hanno chiesto il permesso, altri che non erano impegnati nel pomeriggio sono venuti qui. Purtroppo io mi sarei fermata volentieri, purtroppo devo andare obbligatoriamente a un corso di formazione per dirigenti alla Ripamonti e sono già in ritardo perché il corso inizia alle 2:30. Ci tenevo a salutare il relatore, magari aspetto un attimo sulla porta, lo saluto e poi vado, altrimenti mi sarei ovviamente fermata anch'io. Quindi adesso lascio subito la parola al nostro prof. Pier Giovanni, che vi illustrerà le principali parti dell'incontro di oggi. Grazie a tutti, io mi metto in fondo e poi vi lascio. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie alla preside, grazie al nostro animatore digitale. Insomma, questa è una bella squadra, no? È così che funziona, bisogna aiutarci. Grazie a voi, perché non è così scontato che oggi siate qui e in così tanti. Poi io mi esalto quando c'è la folla, quando c'è. Si sente male? Così si sente meglio? Vediamo di aggiustare l'equalizzazione. Sì, sì, sì. E adesso è meglio? Ok. Vediamo un po', sì. Quindi vi dicevo grazie che siete accorsi così numerosi e quindi adesso va bene l'audio? Ecco, no, perché è fondamentale, perché sennò la comunicazione deve essere limpida. E questo incontro qui si inserisce in un percorso più ampio che io sto portando avanti con 18 di voi su per giù e quindi questo è importante dirlo, perché soprattutto per quelli che la scorsa volta non c'erano, o anche per i docenti che saluto, che arrivano da altre scuole e che conosco benissimo, con i quali ho fatto tanti tanti progetti insieme, e quindi per tutti voi che non c'eravate è importante sapere che quello che diremo oggi va a inserirsi davvero in un percorso più articolato e anche complesso, se volete. Perciò oggi io mi sento, ma giusto i primi minuti, di riprendere un attimo il discorso della scorsa volta, di rientrare un po' in quell'atmosfera lì e in quelle tematiche, perché la scorsa volta insomma ci siamo detti tante cose che poi dopo appunto con questo gruppo di docenti tramite piattaforma Moodle stiamo portando avanti, abbiamo approfondito, abbiamo ridiscusse. Però sostanzialmente, ora per ricapitolare velocemente, i concetti principali erano questi, cioè che spesso e volentieri intorno alle tecnologie dell'apprendimento ci sono un sacco di pregiudizi, di resistenze e anche di falsi miti, tra questi quello del nativo digitale, di un ragazzo oggi super esperto, professionista, e invece i dati OCSE e anche l'ultima ricerca del MIUR ci hanno dato un profilo di un ragazzo che in realtà è tutto meno che un professionista, no? E anzi, tra le 8 competenze digitali che dovrebbe possedere per vivere bene il suo presente, diventare un vero cittadino digitale e anche sono di aiuto per il mondo del lavoro, di queste 8 competenze ne ha appena su per giù 3. Quindi abbiamo anche messo in risalto il ruolo del docente, che è la pedina di tutto, è il focus di tutto quanto, insomma, l'insegnante che deve guidare lo studente in questa fase di grande transizione epocale, di grandi cambiamenti che ci sono. Abbiamo un po' indagato anche come questa tecnologia stia cambiando, no? L'utilizzo della rete, dei social, stia cambiando proprio tutto quanto, il nostro modo di comunicare, di vivere. E io, guardate, riparto da questo, e penso possa essere utile anche appunto a chi è arrivato oggi. Ecco, riparto da questo modello qua. Questo è uno dei tanti modelli che
aiutano a capire bene il grado di penetrazione di una tecnologia, diciamo, in tanti settori. Ora è chiaro che noi la applichiamo a quello che è il nostro settore, il settore scolastico, no? Dell'istruzione. E l'immagine, questa infografica, penso che renda bene l'idea. E ci aiuta appunto a sfatare tutte quelle convinzioni anche che si hanno, perché per dire, io spesso sento dire, non so, vabbè, ma io i video in classe li faccio vedere, ma non è portare un video in classe che significa applicare la didattica digitale. La didattica digitale è tutt'altro, è una situazione molto, molto più profonda. E infatti vedete, se ci fermiamo al primo livello, che è quello della sostituzione, ora mi dispiace per alcuni di voi che queste cose le hanno già sentite, ma ripassiamo, dice. A un primo livello, che è quello della sostituzione, vedete, ancora siamo in superficie, no, lì, siamo in una situazione in cui noi semplicemente andiamo a sostituire quello che è uno strumento, un applicativo. Io l'altra volta avevo fatto l'esempio con il libro cartaceo, con un altro che è digitale. Quindi il libro cartaceo lo sostituiamo con l'ebook reader, il lettore per gli ebook, no? Quindi libri multimediali. Questa è una semplice sostituzione che può portare dei vantaggi, visto che l'ebook reader comunque permette a un ragazzino dislessico di evidenziare alcune parti, di ascoltarle velocemente, permette di accedere a un vocabolario interno. Quindi se il ragazzo ha problemi, povertà di lessicale, che oggi l'altra volta l'avevamo detto, ai massimi livelli, può velocemente accedere a un vocabolario. Insomma, sicuramente dei vantaggi ci sono. Poi, vabbè, lo sappiamo, le book reader, caspita, permette di inserire anche 20.000 libri, non so, migliaia di libri, e portarseli dietro con sé agevolmente, quindi il peso della cartella scomparirebbe. Però siamo ancora in una fase un po' superficiale di implementazione vera della tecnologia a scuola, perché siamo ancora in presenza di una sostituzione. Se noi andiamo a utilizzare la didattica digitale, la tecnologia in maniera aumentata, che vuol dire? Che allora, per dire, potremmo pensare ai cloud, potremmo pensare ad ambienti che ci permettono di condividere risorse velocemente. Non so, io penso a un Google Drive, no? Che permette di scrivere testi a più mani. Quindi siamo già a un livello un pochino più profondo. Se va a modificare certi, anche se volete, certi nostri approcci, Anche tra docenti, allora pensa all'utilizzo di ambienti in comune in cui finalmente davvero possiamo usufruire dei grandi vantaggi che in questo senso vi porterebbe la tecnologia, perché mettere insieme in uno spazio tutti i nostri documenti, condividere le nostre presentazioni, insomma, sarebbe una grande ricchezza reciproca. Ok, ma se noi arriviamo all'ultimo livello, che è quello che insomma io penso al quale dovremmo ambire, auspicato e via dicendo, e al quale adesso, poi ne parleremo dopo, ma insomma il Ministero adesso, grazie a Dio, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma i mezzi ce li ha dati, perché dopo lo vedremo, ma la possibilità c'è. In quel caso lì si parla di ridefinire l'ambiente scuola e anche la metodologia. Allora, in che senso? Il senso che andiamo a rivedere anche l'assetto della classe, l'architettura di classe. Non andiamo a cambiare il nostro stile, ci mancherebbe, cioè ognuno ha il suo stile di insegnamento e la libertà di insegnamento, la saggezza di dire ok, per questa classe è più adatta a questa metodologia, per questa a quest'altra, cioè non c'è un metodo esclusivo. Però andare a ridefinire vuol dire che io sono libero a un certo punto, a determinate attività, di farle, ma non come attività extra, ma come attività che fanno parte del mio curriculum. È così che andrebbe vissuta la situazione. E invece, insomma, poi dopo per tanti motivi a volte non ci riusciamo.
Guardate, vado. Ecco, queste qui sono, ve le avevo mostrate la scorsa volta, diverse metodologie e teorie legate appunto alle tecnologie dell'apprendimento. Ora, noi nel corso appunto che faremo con questa ventina di docenti, lavorando anche online, abbiamo già iniziato a scoprirne almeno 4, no? E faremo proprio progettazione didattica basandoci su 4 di queste metodologie. Oddio, vi vedo un po' preoccupati. 3, dai, facciamo 3, dai. 2, 1, 1. No, perché le cose vanno provate. E poi perché questa è la dimostrazione di come davvero tutto non sia improvvisato, assolutamente, ma come tutto debba rientrare in una metodologia ben precisa. Però attenzione, anche ieri sui social, su alcuni forum, ho partecipato a delle discussioni e mi è capitato di leggere dei post di docenti che erano entusiasti ad esempio della flipped classroom, no? La cosiddetta didattica della classe rovesciata, e alcuni si chiedevano come si può portare avanti un tipo di metodo di questo tipo per tutto l'anno. Ma cioè, c'è nemmeno da chiederselo, perché non è così, nel senso che io credo che l'insegnante debba aver presente queste metodologie qua, conoscere gli strumenti e gli ambienti online, e poi a sua discrezione dire ok, ora adotto questo oppure l'altro. Cioè, non c'è uno strumento esclusivo, non c'è una metodologia esclusiva, c'è una scuola, ci sono i ragazzi, ci siamo noi, e al centro di tutto, visto che c'è lo studente, bisogna dargli l'opportunità oggi di, e visto che i mezzi ci sono, i metodi sono già non sperimentati, già assodati, quindi siamo già oltre la parte di sperimentazione. Gli strumenti ce n'è quanti ne vogliamo, dopo ne vedremo una carrellata, tra l'altro gratuiti, facilmente comunque intuibili, basta avere un minimo di competenze informatiche e ci si fa utilizzarli. E quindi a questo punto perché no? Si può fare, sta soltanto a noi. Ecco, secondo me questo è un messaggio importante da recepire, e allo stesso tempo però non fermarsi a un metodo. Ce ne sono tanti, li scopriamo insieme, e poi dopo ognuno, a seconda del contesto della classe che ha di fronte, decide se adottare l'uno o l'altro. No, perché io non so se seguite qualche gruppo in Facebook o comunque nei social, adesso c'è questa moda, no, della flipper classroom, ma non fa miracoli quella, quindi va sicuramente progettata bene, e poi in ogni caso appunto non è l'unica, ok? Ora, come vi dicevo prima, ma giusto un accenno veloce, tanto ne sarete al corrente, il piano nazionale della scuola digitale, 135 pagine, c'è di tutto e di più, e parte proprio con il primo è importante, la prima importante affermazione, che dice che questo piano non è una distribuzione così di strumenti tecnologici, ma vuole essere un piano proprio che ci aiuta dal punto di vista didattico, perché lo sappiamo, i dispositivi mobili in classe presi di per sé sono solo degli strumenti, no? E quindi non migliorano di per sé l'apprendimento dei ragazzi. Va, se però utilizzati in maniera ponderata, con una progettazione didattica adeguata, un metodo come quelli che abbiamo visto prima, allora sì che possono essere d'aiuto. Quindi questo più che una distribuzione così di tecnologia vuole essere proprio un prenderci per mano e aiutarci. Io se penso che anni fa non si parlava nemmeno di open source, adesso c'è un capitolo intero sull'open source lì. Non abbiamo i soldi per acquistare le licenze di software proprietari, c'è l'open source che c'è d'aiuto. Anni fa io, per dire, utilizzavo il cellulare per fare le mie registrazioni in podcast, ora finalmente è diventato nero su bianco che se uno vuole lo smartphone lo può utilizzare.
Oggi vedo alcuni di voi che magari ok hanno penna eccetera, però ci sono anche chi prende appunti adesso questo dispositivo, il suo tablet, quello che è, ecco, adesso lo possiamo fare anche in classe senza problemi. Non, volendo potremmo adottare la cosiddetta tecnica BIOD, e qui è spiegata bene ed è avallata, cioè proprio accettata dal ministero. Quindi noi diciamo ai ragazzi: ok, ognuno di voi porta il suo dispositivo, come fa nelle aziende, no? È mutuata dall'azienda questa tecnica. Poi è chiaro che non è così semplice, nel senso che avendo ogni ragazzo un dispositivo diverso, poi ci sono formati diversi di contenuti e vanno, ci vuole un appoggio tecnico, via, di aiuto. ecco Simone. Vieni. Benvenuto. Visto che bella platea, poi tutte donne, eh? Vieni più, vado avanti io, vai. Quindi ecco, guardate, è un miliardo di finanziamento in 3 anni. Ci sono già stati bandi per le aule aumentate della tecnologia, per gli atelier digitali, insomma c'è l'opportunità, se vogliamo, di fare queste cose, perché adesso grazie a Dio ci sono anche gli investimenti, altrimenti appunto uno open source BIOD riesce comunque lo stesso a risolvere. Guardate, mi vado a, così, a puntualizzare 2 aspetti, che quindi diciamo che adesso facciamo un passettino in avanti rispetto all'altro incontro, no? Perché fino adesso più o meno queste cose la scorsa volta ce le eravamo dette, e vado a focalizzare la mia attenzione sul discorso ambiente di apprendimento, ok? Perché appunto abbiamo detto che le metodologie ci sono, volendo gli strumenti anche, però per così attuare davvero una didattica digitale sarebbe importante anche rivedere il setting di classe, va bene? Vi mostro un video che vi dà un po' un'idea di cosa intendo. Ecco, in questo video qui voi vedrete un, diciamo così, un'aula vendetta così, aula del XXI secolo, cioè uno spazio classe che è sicuramente diverso da quello a cui siamo abituati. Non c'è l'audio, quindi... caffè ci vuole, poi all'americana, quello lungo. Quindi qui la situazione frontale di una presentazione, perché l'abbiamo detto l'altra volta che la lezione frontale nella didattica digitale non va a scomparire assolutamente, viene soltanto rimodulata, ma non è l'esclusiva, ok? Qui i test... Poi ci confrontiamo, che vedo che la cosa ha suscitato... Ecco, allora, vi faccio vedere un altro video che secondo me, poi ne parliamo insieme, rende bene l'idea di cosa significhi avere, anche dal punto di vista architettonico, dell'arredo e tutto quanto, una classe di questo tipo qui, ok? O anche
se uno non ha proprio le sedie con le rotelline eccetera, ma la possibilità di spostare i banchi, perché io non lo so voi, ma io ne sento una necessità estrema, solo che è in gran casotto, perché tutte le volte sposta, poi rimette a posto, tutto così. E l'altra volta avevamo indagato alcune soluzioni, no? Perché uno dice, cavolo, i soldi non ce li abbiamo, non è vero, perché con il finanziamento di 1 miliardo di euro e tutti i bandi che ci sono stati, gli atelier creativi, aule aumentate della tecnologia, c'è 1 miliardo di investimento per poter realizzare classi così, quindi se uno vuole si può fare, poi non dico che non sia faticoso, però si può fare. O altrimenti ci sono delle soluzioni, vi avevo detto della scuola di Castiglion Fiorentino, dove le maestre hanno messo le palline da tennis sotto le sedie e i banchi, così palline tagliate, svuotate, non so come hanno, le hanno poi, io i lavori pratici sono negato, quindi nemmeno un chiodo so mettere, perciò, però loro hanno risolto in questo modo qua. E quindi possono spostare tutto velocemente a seconda dell'esigenza. Ora ci sono quelli che sono critici, cioè che giustamente dicono non sono le sedie con le rotelline che risolvono la questione, ma infatti non stiamo dicendo questo, io sono partito proprio dall'aspetto didattico, però bisogna essere obiettivi, se noi quelle metodologie lì, perché loro dicono giustamente è la didattica che conta, sì, grazie, però se ho anche l'ambiente adeguato è un aiuto in più, perché quelle metodologie lì, se io ho un ambiente di questo tipo qui, riesco in maniera migliore sicuramente a metterle in pratica, però nessuno dice che non si debba partire da noi o dal metodo, ci mancherebbe, ok, dalla pedagogia proprio, no? Però guardate in quest'altro video, secondo me rende bene l'idea di come con un assetto diverso possa migliorare anche il nostro modo di insegnare e il modo di apprendere. C'è una ricerca della scuola finlandese che dice addirittura che l'architettura della classe va ad incidere sull'apprendimento dei ragazzi per un buon 35%. Poi vabbè, anche questa la ricerca va presa con le giuste, no? Perché magari sarà applicata alla scuola finlandese, da noi cambiano un po' le situazioni, lì hanno 13 alunni in classe, noi abbiamo il doppio, però io penso che, guardate, vediamo un po', possa dare un'idea a questo video qua. Però penso che le immagini sono molto chiare. Ora qui fa l'esempio di banchi, vedete sempre disposti diversamente, con l'insegnante che fa da guida, da coach, da allenatore e gira un po' per l'aula, e lì fa l'esempio di banchi che hanno i dispositivi mobili, no? Però che ci sia su un banco un dispositivo, ci sia un libro, il concetto non cambia, secondo me la disposizione diversa può davvero aiutare. Non so, avete, guardate, questo è un altro, perché poi ce ne sono di tante tipologie, questo è un altro esempio, questa è la cosiddetta teoria della classe scomposta di Diana Rabardi, che è un'insegnante di italiano e latino al liceo Lussana di Bergamo, e lei vede la classe del futuro così, con aree diverse in cui i ragazzi si confrontano, fanno ricerca, approfondiscono determinati argomenti, e in cui l'insegnante appunto diventa, come dicevo l'altra volta, in maniera un po' poetica, un direttore d'orchestra, no? Non so, ditemi voi, avete qualche considerazione da fare? Dai Franca, dai. Sì. Ok. Sì? Sì, ma infatti adesso c'è stato il bando degli atelier creativi, no? Gli atelier creativi cosa sono?
Avete partecipato? No. È fatta in quel modo lì. Cioè, per dire, no? Anche se ad esempio approfondiamo anche il discorso degli atelier creativi, no? Perché poi io vi dico la verità, non è mai facile fare interventi come quello che sto facendo io oggi, perché serve davvero un percorso, non c'è nulla da fare. E il fatto che oggi ci siano persone che l'altra volta non c'erano, io ho cercato un po' di riprendere il discorso, però no, non è facile, perché purtroppo sono tanti, ma non per colpa nostra, anche per il mercato, per tanti motivi, i pregiudizi che sono nati intorno a queste tecnologie. Allora, se parli di tecnologia sembra che uno sia esaltato, un tecnocentrico, sembra che anche appunto nell'infanzia si debba portare dispositivi mobili, di tutto e di più. No, assolutamente. I neuroscienziati, anzi, questo ve l'avevo già detto, ci dicono che fino a una certa età bisogna salvaguardare la scrittura a mano e la lettura su carta, perché innesca certi meccanismi a livello cerebrale, eccetera, eccetera. E allora ecco perché gli atelier creativi sono stati pensati proprio per salvaguardare tutti questi aspetti. Infatti un atelier creativo cos'è? È un'aula di aule di infanzia in cui si fa tutto, c'è la manualità, c'è la costruzione di cose, però c'è anche gradualmente un po' di tecnologia, e in alcuni casi ad esempio la tecnologia può entrare anche soltanto per documentare quello che si fa di bello e per poi creare uno scambio condiviso con in rete con altri insegnanti, altre maestre. Cioè, per dire, davvero io sono molto critico, il mio è un approccio umanistico, se volete, non so se dico filosofico, poi se magari mi esalto, però però sì, è tale. Allora, è inutile dire, l'ambiente comunque gioca la sua parte. Poi è chiaro che gli altri ingredienti necessari sono una formazione continua, uno scambio fra di noi, chiaro, il supporto istituzionale e via dicendo. Ora, se questi ambienti così non ce li abbiamo, io dico, utilizziamo e sfruttiamo gli ambienti online. Davvero, apriamoci alla rete, perché internet ci può dare tanto. Infatti io parlo sempre di insegnante social, un insegnante che davvero condivide quello che fa con gli altri colleghi, si documenta nella rete, utilizza migliaia, dire poco, di contenuti didattici che ci sono a disposizione. E poi su questi contenuti poi entrerà nel merito Simone, no? Di come vadano gestiti. Però guardate, alcuni esempi, una carrellata, poi lascio appunto la parola a lui. Io dico, per quali motivi dobbiamo usare gli ambienti online se l'ambiente classe a livello architettonico non c'è tanto d'aiuto? Prima di tutto per imparare insieme. Lì c'è così un esempio di alcuni sicuramente, ma forse anche tutti, chissà, li conoscerete, da YouTube, in cui ci sono migliaia di video didattici dove i docenti fanno addirittura delle playlist per dire, guardate, io ho spiegato in classe questo argomento utilizzando questa serie di video, ha funzionato, non ha funzionato, Dropbox, Edmodo, cioè questi ambienti qui non sono solo degli strumenti da utilizzare con i ragazzi, ma sono essi stessi degli archivi sterminati di contenuti didattici. Perché se tu vai su Blended Space, sull'archivio, noi l'abbiamo fatto l'altra volta, no? Quando eravamo in laboratorio insieme, tu trovi per tantissimi percorsi già fatti da altri insegnanti, divisi, suddivisi per grado di scuola, per disciplina. Cioè, è un peccato non utilizzare questa opportunità, anche perché, e qui faccio faccio un accenno sempre didattico, pedagogico, il ragazzo di oggi non può apprendere solo esclusivamente tramite la nostra voce, la parola, tramite un solo canale. Oggi noi abbiamo la possibilità di dar vita a una didattica multicanale, una didattica che sfrutta tutti i canali comunicativi, audio, video, testuali, delle immagini e anche chiaramente quello verbale. Però anche qui c'è un pregiudizio, a volte si pensa, ma allora l'insegnante deve essere sostituito, ma è impossibile. Cioè,
non è questo. Poi l'insegnante potrà mai essere sostituito, perché quel rapporto vivo con il ragazzo è essenziale, lo sappiamo, no? Io anche ai miei studenti, anche l'altro giorno, gli ho detto: guardate che non sono reali, sono un ologramma. Io in realtà sono alle Hawaii e ho mandato il mio ologramma. E loro, però prof, insomma, sarebbe mica tanto bello, meglio averla in carne e ossa, meno male. E quel rapporto discente-insegnante di questo tipo qui è insostituibile. Però oggi, appunto, con una didattica che sfrutta tutti i canali comunicativi e lo può fare in maniera velocissima, a costo zero, perché questo è importante, perché quando mai un tempo avremmo avuto a disposizione così tanti contenuti? Non so, io penso che vado Radio 3 Rai, iTunes e via dicendo e trovo migliaia di audio, oltretutto realizzati da professionisti, da attori, eccetera, che parlano di qualsiasi argomento di studio. E me li posso scaricare e portare con me, ascoltare quando e dove voglio. Cioè, le opportunità ce ne sono a non finire. E poi, appunto, andando ad indagare in questi archivi, vediamo cosa hanno fatto gli altri insegnanti, li prendiamo come esempio, come modello, e iniziamo a lavorare poi noi. Ecco, l'altra opportunità è sicuramente comunicare. Secondo me ne abbiamo un grandissimo bisogno. Ora, che si utilizzi Wikispace, che si utilizzi Moodle, però una piattaforma di scuola sarebbe necessaria. Ma la piattaforma di scuola, per entrare qui in un argomento più tecnico che mi compete poco perché non sono un informatico, però non può essere il registro elettronico, ma con il registro elettronico non ci fa niente oggigiorno. Non lo so, l'ho detta grossa magari, qui spegni la telecamera. Non può essere il sito della scuola, ma scusate, con 70 euro d'abbonamento, io mi sono aperto, e insegno italiano, mi sono aperto uno spazio in Moodle, dove appunto loro adesso fanno il corso. Cioè, quindi anche qui l'opportunità c'è. E allora, una piattaforma che ci aiuta a comunicare noi, a scambiarci contenuti, a comunicare con i ragazzi e comunicare con i genitori. Guardate che se voi andate nei siti, soprattutto delle scuole superiori di secondo grado, fateci caso, nelle bande laterali troverete sempre un account a Moodle, più che altro questo che ho utilizzato, no? Come, perché è la piattaforma professionale, insomma, più usata anche dalle università. E hanno il loro spazio dentro Moodle per fare corsi anche, appunto, di tutto e di più. Allora, andiamo un pochino più veloce. Poi per aggiornarsi, oggigiorno se noi vogliamo possiamo costruirci come preferiamo il nostro corso d'aggiornamento, perché oltre ai MOOC, che sono quei corsi intensivi di massa erogati dalle più importanti università, sono gratuiti, uno li può seguire, ok, ma se no uno può fare anche da solo, basta andare appunto, come dicevo prima, su YouTube, Blended Space, ma ce ne sono tanti di piattaforme del genere, e se vuole uno qui dentro trova i corsi universitari dei più importanti atenei, quindi io posso andare lì e scaricarmi il corso di scrittura creativa di Oxford. Poi, al di là del fatto che l'inglese ahimè non lo so, ecco, semmai noi siamo un po' limitati con, cioè noi, vabbè, parlo per me, dai. La lingua inglese bisognerebbe padroneggiarla molto bene, però ci sono anche tanti contenuti in lingua italiana. Adesso si sta muovendo il Politecnico di Milano, da anni già la Federico II di Napoli immette corsi universitari da scaricare. Cioè, la rete è una possibilità infinita. E poi questo ci interessa ancora di più, credo, per accedere a tutto quell'insieme di risorse didattiche digitali che sono chiamate open source, open educational resource, le risorse didattiche aperte, che vengono scambiate liberamente con determinate licenze, poi dopo tanto Simone vi illustrerà tutto bene, è un patrimonio. Anche l'UNESCO, vedete, ha appoggiato questa iniziativa già dal 2002, nel 2011 poi ha pubblicato una guida che avete lì, volendo cliccate lì, andate direttamente alla guida, e sono risorse di tutti i tipi. Ora qui per i più tecnici, giusto per chiarire, quando si parla di risorse aperte si intende che uno, volendo, può anche agire sul codice sorgente, no?
Però sono un informatico e questo permette però di avere un sacco di strumenti, di software gratuiti. Non so se avete mai utilizzato ad esempio Audacity. Audacity è un programma di montaggio audio che nasce proprio in questo ambito qui. E questo è grazie quindi a programmatori informatici che noi abbiamo la possibilità di usare tutti questi strumenti liberamente e gratuitamente, non è poco. Però anche se non sono proprio aperte, per cui uno può andare a agire sul codice sorgente, sono però libere e possono essere usate senza problemi. E uno dice: come faccio a trovare tutte queste risorse didattiche da utilizzare poi in classe, oppure per aggiornarmi io, oppure, questo sarebbe il terzo step che sarebbe davvero bello, per far diventare i ragazzi loro editori di contenuti didattici, quello di cui parlavamo appunto la scorsa volta. Allora, guardate un po', io qui vi ho messo giusto una carrellata veloce, ma ce ne sono tantissimi altri di ambienti di questo tipo. Andate su Rai Scuola, trovate di tutto e di più. Con 3 click vi create la vostra lezione multimediale. Qui, se qualcuno di voi ha dovuto lavorare ai PON, sappiate che su risorse per docenti, qualcuno ora gli prende un croccolone, trovate tutti i PON già redatti dal 2007 al 2013, quindi hai voglia avere degli esempi da seguire. Poi alexandrianet.it, insomma, anche lì uguale, trovate materiali e risorse di ogni tipo. O ancora nell'ambito dei libri, no? Non so se lo conoscete, io li avevo coinvolti in un mio progetto che con l'ufficio scolastico avevamo chiamato Libri Parlanti. C'è il libro parlato, Lions di Milano, ha oltre 8.000 audiolibri. Adesso anche nella RAI trovate tantissimi romanzi già letti. Vabbè, poi c'è chiaramente l'Associazione Nazionale di Dislessia, Liber. Non so se è qualcosa conoscete già benissimo. Oppure nell'ambito delle video lezioni, video tutorial, abbiamo la Khan Academy o il Project, che è un bellissimo progetto tutto italiano, tra l'altro di ragazzi giovanissimi, adesso hanno superato il 1 milione di utenti. E anche a me capita spesso di andare su il Project e prendere il link dei video, no? Dei video didattici che loro hanno prodotto, dedicati, non lo so, io nel mio caso chiaramente cerco video didattici di letteratura, di storia, di geografia, e poi tramite Edmodo, che è il nostro spazio online che ho con i miei studenti, linko lì queste video lezioni e loro le guardano. È un modo già per prepararsi prima di entrare in classe e ascoltare magari la mia spiegazione. Su iTunes ve l'ho detto prima, è un applicativo Apple, però gira su tutti i sistemi operativi e lì io, per dire, acquisto libri, noleggio anche film, ma c'è tutta, su iTunes U c'è tutta la sezione universitaria dove trovate un'infinità di corsi da poter ascoltare oppure vedere. Ed è chiaro che qui dentro noi troviamo materiale utile da portare in classe per arricchire appunto i nostri interventi e dar vita a quello che vi dicevo prima, no? Una didattica che sfrutta un po' tutti i canali comunicativi. Poi qua i Twinning lo conoscete? Gold è un progetto storico del MIUR. Qui dentro trovate invece proprio progettazioni. Allora, a un certo punto uno dice: voglio fare un gemellaggio con altre scuole, voglio dar vita a un progetto un po' più ampio. Qui dentro trovate tantissimi esempi, tantissimi modelli. Cioè, ora, al di là di ogni singola piattaforma, perché poi ve ne avrò mostrate, insomma, quante saranno, metti qui una quindicina, ma ce ne sono altre 3.000. Io vi ho mostrato quelle che io utilizzo di più, che comunque ci ho sperimentato, che so che lì c'è materiale di qualità, ecco. Però al di là di questo, ecco, io la mia idea era proprio questa, lanciarvi questo messaggio qui, cioè che se uno vuole, ok, potrà mancare l'ambiente classe congegnato in un certo modo, mancherà quell'altra cosa, ma si può lo stesso fare. Poi c'è chi tutti questi ambienti li ha già suddivisi dal punto di vista didattico, cioè che ti dice: guardate,
perché sappiamo che di applicazioni, di strumenti ce ne sono una miriade, no, in giro, e a volte davvero uno si perde e dice ma quei ragazzi non so, è meglio aprire uno spazio in Edmodo o su Moodle, è meglio utilizzare un percorso digitale costruito con Blended Space oppure con Edpuzzle. Allora c'è chi ha già suddiviso tutti questi strumenti e ambienti secondo le tassonomie didattiche più conosciute e che in genere vengono applicate alla didattica digitale, come quella di Bloom, non so se l'avete presente. Quindi per sviluppare, perché no, la creatività nei nostri ragazzi possono essere utili quegli ambienti che vedete là. Ora qui si vede un po' male perché c'è anche Google Drive, Google Classroom, mi sembra che ci sia lì in mezzo. E questo è importante per noi. C'è chi li ha suddivisi secondo le intelligenze multiple di Gardner, chi secondo l'intelligenza, i vari elementi dell'intelligenza emotiva di Goleman. Cioè, perché noi bisogna dargli questa accezione qui. Non possiamo limitarci a entrare in classe e dire io apro il mio ambientino così online, la mia classe virtuale, oppure faccio vedere determinati video. E questa è improvvisazione, ci vuole una progettazione sotto, formativa, didattica importante, e un ragionamento, una riflessione profonda su questi stessi strumenti. Ci si arriva gradualmente. Ecco, dopo io qui per così ho fatto una mia suddivisione, ho preso una serie di ambienti che magari conosciamo meglio, come Simbaloo, Dropbox, Google Drive, Padlet, di nuovo Blended Space e altri, e ho preso di riferimento alcuni indicatori. Ad esempio, sono gratuiti, permettono di avere un tot di gigabyte da sfruttare, permettono di depositare lì contenuti per i ragazzi, sono abbastanza social, hanno un servizio di messaggistica interna. Ho preso tutti questi indicatori qui, vedete? E ho spuntato laddove l'ambiente permette quella cosa o quell'altra, in modo tale che noi arriviamo a scegliere il nostro strumento da portare in classe in una maniera più ragionata, ok? Però ecco, quello che voglio dirvi, e con questo poi concludo, è che davvero la rete ci dà tantissime opportunità, ci dà tantissimo materiale, però bisogna anche essere obiettivi, bisogna anche aiutarsi e lavorare insieme, fare gruppo, e di sicuro questa modalità qui di lavoro ci permette di arrivare prima, di avere meno fatica, di condividere tante cose insieme, e se volete di fare sistema, perché poi il vero problema è quello. Ecco perché un piano nazionale, no, della scuola digitale, per dare anche una sterzata in questo senso, perché di belle scuole che fanno cose egregie o di docenti detti innovatori, che a me piace poco, però che comunque portano avanti delle pratiche didattiche di questo tipo qui ce ne sono, ma bisogna che questo diventi il nostro pane quotidiano, e bisogna che lo diventi, perché ci aiuta nel nostro mestiere e aiuta i ragazzi sicuramente a diventare dei cittadini formati a 360 gradi, e li aiuta nei ritmi, per quelli che sono i loro ritmi di apprendimento. Però ecco, come dicevo l'altra volta, prendere veramente coscienza di quanto possono essere utili queste tecnologie per la nostra professione e l'apprendimento, i benefici che potrebbero portare all'apprendimento dei ragazzi, per arrivare ad acquisire questa piena consapevolezza serve un percorso. Infatti io nei corsi di formazione dico sempre: guardate, potete fare il corso in maniera egregia, seguite tutti gli incontri in presenza, lavorate online, ma se poi tutte queste cose non le portate in classe, cioè abbiamo fatto poco, ok? Cioè rimane sempre una cosa monca. Va bene? Niente, allora con l'augurio che questo sia l'inizio, dopo ti faccio preoccupare, che sia l'inizio di un cammino insieme. Al momento non avremo queste classi aumentate della tecnologia che avete visto prima,
con le sedie che si possono spostare, ok, però se c'è lo spirito e la volontà giusta, caspita, possiamo fare un sacco di cose belle e utili. Le domande che dici, Simone, le releghiamo alla fine, eh? Subito, vai. Avete delle considerazioni? Perché non ce n'è, come... cioè, io posso raccontarvi un sacco di cose belle, ma come può essere utile un confronto fra di noi? Non c'è altro, non c'è altra cosa. Il vero arricchimento arriva da quello. Infatti nei corsi online, no, nei forum, avete visto, si cerca sempre di stimolare, di incitare all'intervento, no? Perché ognuno ha il suo punto di vista, giustamente. Ognuno ha il suo background, le sue esperienze. E l'unione fa la forza, dai. E quindi... non so, ditemi voi se avete, altrimenti passiamo all'intervento di Simone e vediamo così altri aspetti legati alle tecnologie dell'apprendimento. E poi magari alla fine ci rifermiamo un attimo per approfondire ancora. Grazie, intanto benvenuto e grazie di essere qua. Grazie. Noi siamo felicissimi. Tra l'altro io e lui ci vediamo per la prima volta, sì, cioè, sì. Sembra che siamo amici dell'infanzia, invece in realtà è tutta colpa dei social. Sì. Infatti adesso quando mi vedevate girare là dietro era perché facevo le foto, te che parlavi e sei già stato diffuso e twittato. E adesso tu vai e fai la stessa cosa. Grazie, molto gentile. Ma tutte a parte, allora, colgo, non ho preparato slide, non volevo fare una cosa frontale, non volevo fare una cosa troppo... da corso di formazione, questo è più un incontro di riflessione, di dibattito insieme e quindi ho un po' di cose da dirvi che però vi dirò così a braccio, in modo tale che viene anche più spontaneo. Se volete intervenire non c'è problema, non perdo il filo, e se lo perdo va bene lo stesso. Colgo quindi come spunto quello che ho sentito dall'intervento di Luca, cioè vedete quante possibilità vi si pongono grazie. Abbiamo la rete per caso? No? Non abbiamo la rete connessa, no, ma non c'è problema. Proprio oggi. Chiedevo, no, vedete quante possibilità che vi vengono poste dalle nuove tecnologie digitali e ovviamente quanta responsabilità in più vi danno, nel senso che di fronte ad un'ampia scelta avete maggiore stress perché dovete scegliere lo strumento ideale, imparare ad usarlo e confrontarvi con una realtà degli strumenti che magari non fanno parte della vostra formazione originaria, no? Io stamattina vengo da un corso, non so se ve l'ho raccontato nel preambolo, sono qua, ero a Como perché stavo facendo un corso per le biblioteche, l'Associazione Italiana Biblioteche mi sta chiamando in giro per l'Italia a fare formazione ai bibliotecari sul diritto d'autore, che è la mia materia, il copyright.